siamo venuti al MIUR per intervistare il ministro Bussetti su esame di maturità, test di medicina, scuola, università e molti altri temi che vi interessano da vicino. Ecco cosa ci ha risposto. Ministro, ci fa un primo bilancio di questi mesi? Che priorità vi siete dati? Ma direi che è stato un bilancio positivo. Per ora io lo ritengo un ottimo bilancio, anche perché siamo arrivati da poco tempo, ma siamo già intervenuti su diversi aspetti, partendo dall'edilizia scolastica, come sapete, ancora prima che succedesse il brutto episodio di Genova, quindi siamo già intervenuti da questo punto di vista, ma soprattutto perché abbiamo scoperto che i nostri edifici scolastici erano privi delle certificazioni necessarie sulla sicurezza in generale, certificato antincendio, piano di valutazione dei rischi e altri, e abbiamo messo a disposizione tante risorse proprio perché attraverso le regioni possono giungere rapidamente e velocemente ai comuni e alle province che sono i proprietari delle istituzioni scolastiche di riferimento. Abbiamo tolto la chiamata diretta che era, secondo me, non era gestita in maniera corretta rispetto ai criteri con cui doveva essere praticata, e quindi l'abbiamo sospesa. E poi abbiamo fatto altre cose per i ragazzi, ad esempio l'esame di maturità, siamo intervenuti anche su quello, siamo intervenuti sull'alternanza scuola-lavoro, e mi sembra tutto però ragionando e mettendoci nei panni dei nostri studenti, cioè per portare qualcosa di positivo nei loro confronti. Parliamo di orientamento scolastico. A giugno, in base ad un'indagine che abbiamo svolto tra i nostri utenti, è emerso che la maggior parte dei maturandi arriva alla fine del percorso scolastico un po' pentito della scelta fatta 5 anni prima. È come se ci fosse un problema di orientamento, di consapevolezza della scelta. Ci sono delle misure che il Ministero ha intenzione di mettere in campo per aiutarli a scegliere meglio, con più consapevolezza? Ritengo non sia una questione di misure, io penso che ogni uomo o donna che arriva a un certo punto della propria vita cominci a rimpiangere ciò che avrebbe potuto fare, quindi è normale e anche umano da questo punto di vista. Però il tema dell'orientamento è un tema serio, perché noi non lavoriamo sulle attitudini, noi lavoriamo su quello che potrebbe essere un'immagine di futuro, di persona, di competenze che ha, ma non siamo capaci di essere sinceri con noi stessi fino in fondo, e noi dobbiamo abituare i ragazzi a esserlo, anche per le cose che magari possono non far piacere sotto certi aspetti, però questo fa emergere quelle che possono essere le attitudini e migliorare chiaramente da questo punto di vista l'analisi per quelle che possono essere scelte future. La scuola da questo punto di vista deve fare la propria parte, ma non è l'unica. Ci sono anche le famiglie, ci sono anche agenzie informali educative che collaborano attraverso tante iniziative per la formazione generale dei nostri ragazzi. Però è parte dall'analisi interiore. E i ragazzi devono imparare, ma anche gli adulti, a essere più sinceri con se stessi. Alcuni studenti, ancora pochi giorni fa, ci dicevano che mancano dei professori nelle loro scuole. Come mai non si riesce ad iniziare un anno scolastico a cattedre piene? Beh, è una bella domanda, però la risposta è anche abbastanza semplice, nel senso che direi che a sistema la scuola ha iniziato quest'anno rispettando tempi e procedure. È chiaro che ci sono delle situazioni particolari, e lì magari i nostri uffici periferici hanno rallentato un attimo le operazioni di nomina, anche le stesse scuole nelle nomine direttamente dalla terza fascia, quindi penso poco tempo sarà tutto a posto. Professori e studenti insieme sui social, sì o no e perché? Devo rispondere secco? Sì. No, per me no, perché sono due figure che hanno dei ruoli completamente diversi. Devono conservare i propri ruoli, e il rispetto anche per uno e per l'altro reciproco passa anche attraverso certi atteggiamenti e certe scelte. Il social questo non riesce, secondo me, a distinguere in maniera piena, quindi io preferirei, ma comunque la libertà dei docenti è sacra in questo caso, di tutte le persone, però se fosse per me io eviterei, non lo riterei opportuno. Telecamere a scuola,
qualche settimana fa se ne ha parlato per contrastare bullismo e spaccio di stupefacenti. E, su studenti.it abbiamo fatto un'indagine ed è emerso che solo il 25% è contrario, mentre il 54% si è detto favorevole. Si sente di commentare questi dati? Beh, è un dato che supporta chiaramente la scelta delle telecamere, questo sì, anche un problema di sicurezza, un problema di tutela, e non ci trovo nulla di male. Male non fare, paura non avere. In una visita a Portici lo scorso luglio, insomma, ha dichiarato che per quanto riguarda l'università questo deve essere percepito come un momento di cambiamento. In che senso? Quale sarà questa virata? Beh, in quell'occasione per me l'università, intendevo dire in quell'occasione a Napoli, che, e ne ho parlato anche con i rettori presenti, è necessario che ci sia un atteggiamento un po' più attento ai bisogni della scuola superiore da parte dell'università. Cioè l'università non deve attendere la conclusione del passaggio, il passaggio alle scuole superiori all'università ai nostri ragazzi, ma deve creare una continuità e quindi deve fare dei passi nei confronti delle nostre scuole superiori proprio perché ci sia una maggiore sinergia, anche in funzione dell'orientamento e delle scelte. Esame di maturità, la tesina ci sarà o no? No, non ci sarà. Sarà un colloquio che partirà da tanti, da spunti diversi, compresa anche l'alternanza scuola-lavoro, chiaramente potrebbe essere un argomento, ma comunque viene, è quello che ho voluto, mettere prima di ogni altra cosa il rispetto per il percorso che questi studenti e la loro attività che hanno svolto negli anni delle superiori. Cioè, deve essere premiato il loro lavoro, la loro esperienza a scuola. E test per le facoltà numero programmato, ci dice qualcosa in più per medicina e se diciamo questi interventi saranno previsti anche per le altre facoltà numero programmato? Ma su altre facoltà dobbiamo attendere ancora di parlare con i rettori, e quindi il rapporto nostro con la CRUI è fondamentale, così anche per medicina, però è chiaro che noi abbiamo un bisogno di medici a medio e lungo termine. Questo dovrà essere sicuramente realizzato, ma non tanto allargando, e lo faremo, il numero di coloro che potranno accedere al corso di laurea in medicina, ma aumentando le borse di specializzazione, perché è lì che dobbiamo incidere prioritariamente. Interverrete anche sui test? Sì, anche i test. I test secondo me devono essere rivisti perché devono aderire meglio alla figura e al profilo relativo al medico del futuro. Ecco. Secondo i dati Eurostat del 2017, solo il 5% delle quindicenni sogna una carriera in ambito scientifico e secondo l'UNESCO solo il 30% dei ricercatori mondiali nel mondo è donna. Ci saranno degli interventi per invertire questa tendenza, per spingere anche le ragazze a intraprendere percorsi che fino ad ora sembrano essere solo appannaggio maschile o quasi? Beh, noi possiamo fare tante iniziative, le stiamo facendo, partendo dallo STEM in avanti, collaborando con anche il mondo delle aziende professionali in campo chimico, in campo ingegneristico, in campo farmaceutico. Le nostre scuole lavorano già, tanti territori lavorano in questo senso, però è una questione anche culturale. Io non vivo questa differenza culturalmente, per me uomo e donna hanno stessi diritti e possono accedere a qualsiasi tipo di professione, perché non ci trovo nulla di strano, però secondo me è anche un processo culturale che deve migliorare, deve cambiare. Vuole che le faccia un gioco? Eh sì. Guardi, le racconto una storia molto brevemente, ma lei mi deve rispondere velocemente. Vada. Papà e bambino, il proprio figlio, viaggiano in macchina. Purtroppo hanno un incidente gravissimo, il papà muore. Il figlio è grave, viene portato di corsa in ospedale, visitato e condotto in sala operatoria. Attendono il chirurgo, arriva,
pronti a intervenire dopo tutte le operazioni di prassi. Il chirurgo guarda il bambino e dice: no, non posso intervenire su questo bambino. Si guarda: perché? È mio figlio. Perché? Bene, era la mamma. Cioè, questo le dà l'idea di come la mentalità ancora nostra, no, vede certe professioni rispetto a certe figure, o maschili o femminili, come la maestra è più rispetto al maestro o altre di questo genere. Dobbiamo modificare, dobbiamo cambiare un po' tutti, dobbiamo, secondo me, migliorare anche sotto questo profilo. Serve il contributo di una società che guarda avanti con un passo e una marcia diversa. Vero, grazie.